Chi vincerà il secondo incontro tra Box e Case di Double Pack di OP08 del TCG di One Piece? Quali saranno i drop che si otterranno? E quale converrà acquistare tra i due in questo ottavo capitolo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. OP08 è alle porte e con esso nuovi leader, character, event e stage pronti a dire la loro in un meta in costante cambiamento. Come per il capitolo scorso, anche per le due leggende è arrivato il momento di mettere in relazione i due prodotti di punta, il display da 8 double pack ed il box che si daranno battaglia a suon di carte rare per aggiudicarsi un match che vede un parziale vantaggioso per i pacchi doppi. Nel video di oggi quindi assisteremo allo scontro tra questi prodotti, arrivando infine a comprendere quale dei due si è aggiudicato il punto della vittoria. I double raddoppieranno andando sul 2-0? O il boxer riuscirà a pareggiare i conti? Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme chi vincerà questo secondo incontro tra Double Pack e Box di OP08. Andiamo a dargli un'occhiata. Signori, eccoci finalmente, non vedevo l'ora, ho qui disponibili un blister o un box, chiamiamolo box, di Double Pack Set 5, perché abbiamo iniziato da OP03 ad avere disponibili Double Pack di One Piece e da quest'altra parte il box di OP08, quindi Double Pack OP08, box di OP08 per questo secondo incontro che, ricordiamo, per il primo sarà aggiudicato il box di Double Pack. Andiamo subito a vedere quale sarà in questo incontro il vincitore, se i Double Pack allungheranno, quindi raddoppieranno andando sul 2-0, oppure il box si aggiudicherà questo match portando il risultato sul pari. Iniziamo immediatamente dal Double Pack, come l'altra volta ovviamente abbiamo iniziato sempre dal Double Pack, anche questa volta ci toccherà, oddio, davvero non vedevo l'ora, come dico sempre, mi stavo sbustando addosso. Finalmente posso iniziare a trovare le Bonnie, le Nami che mi serviranno anche per il prossimo set. Eccoli qua, signori, eccoli, bellissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ci vediamo fra pochissimo, giusto il tempo di andare a spacchettare ogni cosa e mettere tutti quanti i booster in ordine, sia ovviamente quelli che vedranno P08 protagonista che quelli che conterranno al loro interno i Don. Signori, eccoci qui, abbiamo 16 booster pack e la metà di Don, se non vado errato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, giusto? Mettiamo un attimo da parte i booster, andiamoci ad aprire prima i Don per vedere quali saranno gli assortimenti di questo quinto set. Li andiamo a coprire tutti quanti, poi li vediamo uno a uno, vediamo anche se saranno pari come è successo per la puntata scorsa. Ricordiamo che per quanto riguarda OP07 i booster pack di Double Pack hanno regalato sicuramente più emozioni rispetto ai booster pack presenti all'interno del singolo box che abbiamo preso in esame nel set scorso. Vedremo un attimo se, ancora una volta lo ripeto, se il Double Pack riuscirà a confermare il suo predominio portandosi sul 2-0, oppure se il box riuscirà ad eguagliare la potenza del qui presente set 5 e quindi a riportare in totale parità il punteggio andando sull'1 pari. Un attimo che porto tutto quanto ok dentro il secchio e andiamo a vedere quali sono le carte che rappresenteranno i Don. Ok, bellissimo questo qui, questo di Riley, che vedete ha praticamente il Lucky
Le scosse dell'Aki, straordinario. Questo è davvero davvero bello, eh. Questo è bellissimo. E poi abbiamo quello di Barba Bianca, signori. Bellissimo. Anche questo è straordinario. Davvero bello. Vediamo quanti ne abbiamo trovati. Ne abbiamo trovati questa volta 5 di Barba Bianca. Eccoli qua. E solo 3 di Rayleigh. Bellissimo, davvero straordinario, devo dire la verità. Bellissimi sul serio, soprattutto quelli di Barba Bianca. Per chi gioca Barba Bianca questo è... O anche Barba Nera, perché no? Questo potrebbe essere il don di riferimento. Bellissimo, mi sono innamorato di questo don. Ebbene signori, adesso si parte con il primo booster pack. Lo sentite? L'odore del don? Lo vedete? Ecco appunto, partiamo bene, ma signori c'è un signor don qua, un grande Barba Bianca con Speed Jill, Charlotte Cracker, Sbear, Sweet Pea, Burn Bazooka, Maria Onion Bear, Albert, Inurashi, Tony Chopper, quindi era anche un booster con il leader, King e Zoo. Ma la bellezza di questo don, signori, è straordinaria. A me personalmente piace parecchio, davvero molto. Che vi devo dire? Wanda e Tony Chopper SR, signori, incredibile. Questa molto molto forte nel deck dedicato. Andiamo a mettergli subito una bustina protettiva. Così lo assicuriamo un po' di più. Dopodiché ovviamente, signori, ci sarà sempre il solito recap. Ecco, ad esempio, questa carta qui non è proprio una delle mie preferite, ecco. Riprende il vecchio stile di Oda, quando ovviamente ci trovavamo nella saga di Drum, ma non è proprio lo stile che mi fa impazzire. Molto meglio questo. Preferisco questo piuttosto che il vecchio stile. Andiamo, questa non si può dire, Sicilian, Montblanc Cricket, Ulti, attenzione, Candy Maiden, Maria Onion Burr, fantastico, Cancello, Robson, Garchu, Yozu, e beh, un SR, incredibilmente Ulti, alti, falti, mamma mia signori, un Monkey D. Luffy, Alto, questo è bellissimo. Questo ad esempio a me piace tantissimo. Questo è veramente meraviglioso. Signori, attenzione. Subito partono velocissimi. Il primo è stato un po', diciamo, d'assestamento. Ma poi SR Alt, così. Monkey D. Luffy Alt, già uscito nel set precedente. Questa sarebbe la alternative art del Monkey D. Luffy costo 5, che appena entra può essere trasciato e spacca un costo 4 inferiore e fa pescare anche una carta fondamentale per il Luffy Buy. Bene signori, bene, mamma mia, questi double pack regalano davvero emozioni, grandi emozioni signori. Guernica, Drum Kingdom, Amleto, Speed Jill, Giovanni, Peck Moss, Baron Tamako, ancora lei, Phoenix Brand, Negoma Muschio, Charlotte Katakuri e un Wiper. Questa è andata un po' in sordina come booster, come pacchetto, signori, ma va bene così, non si può certo pretendere tutto da qualsiasi cosa, quindi va bene così. Ancora Guernica, questa non si può dire se non mi bannano, Biscuit Warrior, Berserker, Kuromarimo, Konniwa Spans, Candy Maiden, Namul, Hiking Bear, fantastico, Burn Blade, Dottor Isidirus Versant e Yoku, va bene, sì, avete capito, purtroppo sono nomi che, soprattutto quello degli event, che sono un parto vero, plurigemellare. Sicilian, Alfred Spars, Sbear, Tristan, Eliseratops, Roddy, X-Drake, Edward Weevil, Charlotte Catacuschio, Cancello, Conquest of the Sea, e poi abbiamo un altro Wiper. Chiedo scusa se sto pronunciando male i nomi dei personaggi, comunque Wiper dovrebbe essere,
la saga di Skypiea l'ho letta, bellissima. Mushuru, Charlotte Kresnetz, Miyagi, il maestro Miyagi. Metti la cera, togli la cera questa, e metti la medicina, togli la medicina. Jin Rumi, People Dreams Don't Ever End, Calgara, mamma mia, ok, Charlotte Smoothie, Charlotte Opera, Ship's Head, Wushu, e poi abbiamo un Conquest of the Sea, sempre, fantastico. Ci può stare, ci può stare. Diciamo che adesso ha un po' rallentato questo double pack, ha un po' rallentato, ma già i primi tre pacchetti, Don fantastico, poi una SR e poi ci ha regalato l'alternative di Monkey di Luffy. Sto facendo a pugni con questo booster. Bene, non ci sto facendo più a pugni e si parte. Biscuit Warrior, Speed Jill, Viscount Yosniost, Pecoms, Juani, Sweet Pea, People fantastico, Nekomamushi, Jinbe, Heather Risverse, Dalton, bellissimo Dalton. È un personaggio che io letteralmente adoro. E poi abbiamo finalmente una Bonnie che mi serve. Bellissima, questa sarà una carta fondamentale per il mazzo di Nico Robin in OP09. Ma sarà ovviamente utilizzatissima anche in OP08 perché dà la possibilità, attraverso il suo effetto, di poter pescare due carte e scartarne una ogni volta che l'avversario rimuove una delle sue vite. Devo comunque, come già ho detto anche nel video, le migliori carte da avere in OP08, cosa si intende per rimuovere, perché se l'avversario rimuovendo una vita se la mette in mano, quindi è inteso rimuovere anche andare ad attaccare, l'avversario prende la vita, ok. Altrimenti bisognerà, insomma, vedere, tipo giocare Onami, una volta che vai di Banish lui rimuove una vita senza poterne usufruire. Allora lì, insomma, la situazione cambia. Se c'è un giudice di gara, se c'è un giudice di gara che magari lo sa, insomma, o chi è un esperto di regolamento in modo molto più viscerale, lo faccia sapere nei commenti, così almeno andiamo a fugare anche questo dubbio. Hiking Bear, Iron Body Sparse, Calgara, King e Zoo. Ovviamente andiamo veloci per quanto riguarda i leader, perché una volta che li abbiamo trovati vuol dire che non c'è trippa forgatti all'interno di quel booster. Drum Kingdom, BB, 20 Sparse, Biscuit Warrior, certo non lo leggerò mai, X-Drake, Namule, Atmos, Robson, Inurashi, Wanda e Page One. Hai capito? Page One incredibile, fantastico. Ho visto che c'è anche la mount, la cavalcatura di Wapol, che è fichissima. Perospero, Cracker, Burbazooka, Rowdy, Kuromarimo, It's to Die For, bellissima, King View, Charlotte Owen, Clover Rose e poi abbiamo Montblanc Nolan, o Nolan, credo che sia quest'ultima la pronuncia più esatta, Nolan e non Nolan, Nolan sicuro. Ci siamo quasi, mancano 4 booster con questo 5, Hamlet, Charlotte Perospero, 20 Doctors, Moby Dick, piango ogni volta che leggo questo nome, Baron Tomaco, X-Drake, Count Winnie Belfort, Shell Opera, Duval, Calgara, e poi abbiamo Page One con Portgas di Haze. Questo qui è interessante, questo sarà molto interessante da giocare sia nell'Ace leader dei tre fratelli che in Marco, ovviamente. Poi ho dato una letta anche ai vari leader presenti in questo set, ce ne sono certi che sono davvero terribili a livello proprio di potenza. Mushuru, Al Philadelphia, Charlotte, Tristan, I've Never Shoot You, Charlotte Smoothie, ma figurati, non ho letto quella di prima, leggo questa, Charlotte Katakuri, Munch Munch Mutation, Charlotte Pudding, e qua abbiamo un Jack! Questo è ottimo, signori, per il Luffy nero del 14° starter, perché entra già con un più 4 di costo, quindi invece che 7 è 11, ed è il personaggio che ha un valore di costo maggiore in tutto il gioco, quindi in 8 set non è mai stato reso disponibile al pubblico un character che superasse i 10 di costo, quindi 10 di Don, e lui praticamente 7 più 4, 11, e avrà, insomma, delle belle possibilità di rimanere in gioco e non essere rimosso quando magari, che ne so, c'è un nero che abbassa il costo e quant'altro, ma abbiamo visto che
con due Ice Age. Arrivederci, grazie, è stato un piacere. Ma se non si hanno delle risorse in mano pronte per essere utilizzate contro Jack, insomma, la si vede dura a rimuoverlo dal gioco, a meno che non si attacca oppure non gli si riduce il costo e poi si spacca qualcosa, insomma. Se non è per il costo, sarà per qualcos'altro. Sbeer, BB, Drunk Kingdom, Al Philadelphia, Ulti, Charlotte Spanzio, Nanzio, Pacchios, Fishsmith, Marco, fantastico, e poi Wapol e Imperial Flame. Wapol molto molto interessante, soprattutto per la sua abilità, perché assegna don esauriti. Buono magari per chi vuole giocare, essendo rosso, il Luffy del primissimo starter. Insomma, c'è un rimbalzo totale. Anche qui abbiamo trovato un altro don, quindi due don con Garnica, Spigil e quant'altro, e Carrot, che ci mancava, Shawk, bellissimo questo, e poi Page One, e qui il don che lo mettiamo sempre da parte. Ultimissimo pacchetto, signori, di questo double pack, di questa carrellata di double pack. Vediamo se chiudiamo in bellezza o meno. Hamlet, Moby Dick, Guernica, Miyagi, sì, X-Drake, Nanyul, Calgara, Ship's Head, Broly, niente, purtroppo nulla, signori, Imperial Flame e Sasaki. Un drop piuttosto scarno questa volta, devo dirlo. Abbiamo trovato Tony Chopper, due don meravigliosi che troveremo sicuramente anche all'interno del box perché sono assicurati, Jack, Gerald Bonnie e Monkey D. Luffy Alternative, questa meraviglia di carta straordinaria con tutta Egghead dietro. Questa è una carta meravigliosa, davvero davvero meravigliosa. Comunque poi rifaremo un recap generale una volta che avrò aperto anche il box e andiamo a vedere cosa ci troveremo dentro. Eccolo, signori, il box di OP08. Il box di OP08, devo ritrovare il bisturi, eccolo qui, lo andiamo immediatamente ad aprire perché adesso mi voglio divertire, signori. Non è andata molto bene per quanto riguarda il double pack, il case, il box di double pack. Vedremo adesso se questo di box ci regalerà delle gioie. Andiamo a vedere immediatamente, intanto ci mettiamo in posizione. E poi, signori, iniziamo immediatamente, davvero immediatamente, a sbustare questo box meraviglioso, incredibile. Si parte, vediamo un attimo subito, se detterà legge farà capire qual è l'intenzione di questo box nei confronti dei colleghi double pack. Calgara, Tamago, me la sento calda, Lapins, Atmos, Yosu e Kurea. Beh, me la sentivo calda una volta, adesso non più. Allora, secondo pacchetto. Vediamo, signori, qua c'è da godersele tutte. BB, Jinrumi, Perospero, Kragersi, Namul, Kuromarimo, lei, Oven, Touch, sempre più in Urashi, Dalton e Electrical Luna. Bello il trigger, questo per il Kid Picchiatore, meraviglia proprio, musica per le mie orecchie. Non è male, Rest Up, One Open, beh, buono, ottimo. Esaurisci un carattere avversario. L'effetto è come quello di Pan Gibson, uguale. Tristan, Warrior, Speed Jill, Young Stonsers, Bear, Peckhams, Eli Gottero, Usplitz, Bloom Braid, Cismarimo, Wiper e poi abbiamo Page One. Tre pacchetti, non è uscito nulla di speciale, signori, nulla di speciale. Mi auguro che i prossimi ci riserveranno qualcosa perché altrimenti... anche qui la vedo dura. Chess, Bear, Angel, Drunk Kingdom, Sweet Pea, Smoothie, bah, figurati, Duval, Milky, Hiking Bear, Heroes Verse e Imperial Flame. Attenzione, se non mi ricordo male ci sono 24 bustine, noi ne abbiamo già aperte 4, 5 con questa, quindi ci troviamo praticamente a quasi aver pareggiato il numero. Dall'altra parte ce ne sono 2, 4, 6, 8, quindi 16, non dico abbiamo pareggiato, insomma
ce ne mancano un po'. Giovanni Pecoms ce ne mancano tre addirittura, perché sono cinque. Qua non abbiamo trovato nulla perché c'è il leader. Quindi sono 5, 6, meno 24. Adesso faccio la figura pessima, 18. Mancano 18 booster. Questo vuol dire che qua abbiamo trovato, attenzione, abbiamo provato il primo dei due don disponibili, garantiti all'interno del booster, quindi del box, chiedo scusa, quindi se nel prossimo non uscirà nulla, qua signori ce l'andiamo a giocare, qua ce l'andiamo a giocare alla grande. Chissà, 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 qua serve un segnale forte. Moby Dick, Guernica, Miyagi, Tamago, Bear, Certo, Calgara, Custard, Weevil, Shark, Ace e Carrot, che è Carrot, insomma. Sono un po' terribile con le pronunce in inglese, Carrot, molto British come cosa. Sì, diciamo che una SR c'era, una SR c'è, per forza ci doveva essere. Quindi il segnale è arrivato, signori, Carrot. Vediamo, vediamo, perché adesso ci troviamo in perfetta parità di booster. In questo, credo in questo momento, ce ne mancano 18 se non mi sbaglio anche qui. Chiedo scusa, sono 8, 16 anche qui. Bene, questa non la posso dire. Giovanni, ma certo, già assolutamente sì, Robson, Inurashi, Custard, Queen e poi abbiamo un Kaido. Kaido costo 9, che è veramente, veramente particolare come personaggio, devo dirlo. Non mi fa impazzire, ma se ho capito bene è molto fastidioso, perché costo 9, 9.000, non ha rush né niente. Si può trasciare una carta dalla propria mano e se questo character è stato giocato in questo turno, quindi appena lo scendete scartate una carta dalla mano, chiedo scusa un attimo, sposto di 2 mm, ok, perfetto, così almeno non vibra nulla. Dicevo, se trascio una carta dalla mia mano, questo personaggio, se è stato giocato in questo turno, costringe l'avversario a distruggere... No, non costringe l'avversario, chiedo scusa. Tu hai la possibilità, tu che l'hai giocato, di distruggere un costo 7 o inferiore all'avversario e fargli scartare anche una carta. Quindi tu distruggi un costo 7 e l'avversario scarta una carta dalla propria mano. Complimenti. Molto fastidioso, devo dire la verità. Quando entra e se l'avversario ha già poche risorse in mano, avere un 9.000 in campo che comunque ti toglie di mezzo un costo 7 e in più ti fa scartare anche una carta, può essere molto dannoso, soprattutto nel late game. Poi Sicilian, Perospero, Kuromarimo, Niwethauri, Maiden, Katakuri, Garuch, che fa? Draw una carta, qua Carrot. E niente di che, signori, niente di che, niente di che, signori. Qua ce l'andiamo a giocare sull'1-0, te lo dico io. Non è stato, diciamo, così, no, questo match, se continua così, sarà molto sottotono. Moby Dick, Speed Gill, Chess, Sucias, Namul, Elix, Sports, Robby, Jinbe, Kingyu, Alber, Queens of the Sea. È bello questo! Questo è bellissimo! Magari non utile a livello di meta, ma a me fa impazzire proprio Barba Bianca. Ma questa è una... è un'immagine straordinaria. Questa è bellissima. Questa mi piace tantissimo. Sì, sì. A livello proprio di amore per questo personaggio. Newgate così è meraviglioso. Davvero. Davvero straordinario. Guardate la bellezza di questa carta. Disegnata da Ayaken Serena. Brava. Molto molto brava. Ottimo, abbiamo trovato un'altra SR. Bene, signori. Molto molto bene. Vediamo, va. Vediamo se... la vedo brutta, la vedo nera. Allora, Hamlet, BB, Charlotte Angel, X-Drake, Bazooka, Pecoms, Candy Maiden, It's to Die For, Lapins, bellissimo Lapins, a me piacciono, mi sono sempre piaciuti i coniglioni di drum che picchiano a sangue chiunque.
bellissimi, poi hanno una storia straordinaria. Je sais pas, e qui, signori, abbiamo il Kaidone Alternative 99000, perché sì, bene, questo è il segnale che ci aspettavamo, signori, l'alternative di uno dei ex imperatori del mare. E non dite che sto facendo spoiler, perché è uscito sia nel manga che nell'anime. Se ancora non avete recuperato questa scena, questa fase del manga, sbrigatevi a leggere, forza, forza! Che è da leggere tutto d'un fiato One Piece. Bellissimo, guardate signori. Molto meglio dell'altro Kaido, anche se comunque l'altro Kaido, quello regolare, non è affatto male. Ma qua, insomma, c'è anche, vedete, riuscite a vederla, l'Haki del Reconquistatore che è in rilievo. Bellissimo, davvero bellissimo. Bene, bene. Ci siamo, eh? Ok, adesso la situazione si fa molto più interessante, ma molto più interessante. Qua esce il leader, bene. Ok, ultime parole famose, chi esce? Fammi un po' vedere, Marco, va bene. Qua abbiamo anche Nolan. Nolan, ciao Nolan. Ho parlato presto proprio. Ma mi escono tipo 6 leader uno dietro l'altro. Ecco, qua c'è esce il Don, bene. E il leader, giustamente. Che meravigliosa cosa la vita. Ed esce una Pudding, che non è male. Non è male per niente. È un leader particolare, molto particolare, ma che una volta che ho letto l'effetto, devo dire, ci sono rimasto un po' perplesso. Può trovare spazio all'interno del meta? Chissà, però con il giusto assortimento di carte, magari sì. Bear, ma c'è... Uè, proprio, eh? Infatti, Broly, Apu, Brand, Thank You For Loving Me, e poi un Tony Chopper SR, e ne abbiamo trovati 2 di Tony Chopper. Ottimo! Non mi fa impazzire come carta, insomma. Avrei preferito un'altra SR tipo Nami, che è una carta che veramente sto cercando come l'acqua nel deserto, ma non riesco a trovare in questo frangente. Ho aperto diversi pacchetti, ma al momento niente, soltanto una carta che delle 8 che mi serve è uscita, che è per l'appunto Bonnie, Cracker, Miyagi, Jinrumi, Nitro, Drake, certo, Nekomamushi, Opera, e niente di niente, signori, niente di niente. Siamo quasi arrivati al termine di questo box, la situazione, insomma, è abbastanza in stallo, almeno che non esca qualcosa di veramente, veramente grosso, questa non la posso sempre dire, Sicilian, Niwatori, Tamago, Sweet Pea, Oven, Custard, Apu, Not Even a Snake. Sì, sì, va bene, ci può stare. Diciamo che con... adesso credo che il box la vada a pareggiare per vantaggio booster. Solo questo, praticamente. Perché ne mancano diversi. Ne mancano tipo 6. Quindi basta una SR in più, signori. E praticamente si va ad aggiudicare questo match portandosi in pareggio. E il booster può tranquillamente adesso giocarsi... la possibilità, adesso escono tipo 6 leader uno dietro l'altro, immaginatevi, è lì proprio. Per la prima volta mi sentirete inneggiare a divinità sconosciute, Chess, Perospero, Angel, Guernica, I Never Spoose First, Ulti, Ship's Head, ma come no? Ecco che si avvicinano, signori, ecco che si avvicinano. Le sentite da lontano? Le divinità? Le sentite? Vediamo, vediamo. Allora, vediamo. Alfalandra, Tristan, Dottori, Bazooka, Bear, Nitro, Helicopters, Lapins, va bene, Touch, Who's Who e... Certo, come no, assolutamente sì. Proprio lei, signori. E qua ne mancano tipo 3-5, signori. E ne mancano 5, quindi con questo 6... ci trovavamo ad 8, perciò... beh, buono, insomma, 8 non è male. Ti prego, dimmi che non c'è un leader qui, se no, guarda, veramente oggi se ne vanno
cose indicibili. Ancora, Poir, Mischwerz, Autin, Spencer, Drake, Niwatori, Smark, Alber, Inurashi, Dalton. E qui abbiamo una Black Maria. Utilissima questa Black Maria. Utilissima, signori. Ottimo, molto molto bene. Molto molto bene, una carta illegale in 19 galassie diverse. Non riesco a capire come mai la Bandai non abbia posto il suo occhio su di lei, ma comunque ci darà la possibilità di poterla giocare. Una carta davvero straordinariamente forte, soprattutto per Kaido Leader. Il leader del quarto set, intendo, eh? Del quarto starter, chiedo scusa. Quinto e quintultimo booster per quanto riguarda il box. Intanto credo che, insomma, il risultato già sia più bello che deciso. Più bello che deciso, non si dice mai, però. Bello che deciso. Yuval, Atmos, Katakuri, Katakuri. Eh sì, signori, credo che sia deciso il risultato dopo questo pool, sicuramente. Un alternative di Ace, guardate la bellezza di questa carta, un qualcosa di meraviglioso. Una delle carte, credo, più belle mai realizzate per questo TCG. Una delle carte più belle in assoluto. Non conosco il costo, mi interessa poco, ma questa è veramente una carta straordinaria, con Luffy dietro. Questa è bellissima, signori, questa è davvero straordinaria. Io credo che si sono superati con questa carta qui. Con Marineford dietro qui, vedete, c'è un piccolo scorcio di una torre di Marineford. Questa è bellissima, signori, questa è bellissima. Bene, diciamo che ci andiamo a prendere gli ultimi 4 pacchetti per la gloria, ma il risultato oramai già è bello che scontato. Il box si aggiudica al 100% questo incontro tra box e blister case box di Double Pack per quanto riguarda P08 e riporta in pareggio il risultato andando sull'1-1. Interessa poco che adesso escano leader e quant'altro. Diciamo che ce la stiamo prendendo molto con calma, adesso il box se la prende molto con calma, dice, sai che ti dico, va bene così, a posto, adesso ti posso regalare anche la palta, non è un problema. Warrior, Jinrumi, Angel, Sicilian, Pecoms, Giovanni, Sweet Pea, va bene, Cesmarimo, Opera, Will Not Be First, S-Hawk, niente male S-Hawk. Gli ultimi due, signori, ne rimangono due, vediamo cosa ci regaleranno in questi ultimi atti. Ok, fantastico. Opera, Bear, no, ma che dico, Cracker, Bear, BB, Maiden, Bear ancora, ma certo, Drake, Munch Munch Mutation, Negoma Muschio, Jinbe, Pedro. E signori, qui c'è il colpo di grazia, un'altra Jure Bunny, Bunny's Bunny, che va ad aggiungersi al tesoretto di questo box di OP08, che ha letteralmente dominato senza se e senza ma gli 8 Double Pack. Ultimo booster e poi passiamo alle conclusioni. Vediamo un po', ti prego, non mi... Ok, non c'è il leader, buono. Ce la giochiamo fino all'ultimo, dai. Ce la giochiamo fino all'ultimo. Drum Kingdom, certo, Tristan, Hamleto, Namul, Calgara, Burn Bazooka, Hawkins, Weevil, It's Die for Fair, Ekri Luna e Zu. Bene, signori, allora andiamo a fare un piccolo recap di ciò che abbiamo trovato qui in questo box. Ovviamente i due don garantiti per box, poi abbiamo trovato una Jewel Bunny, Portgeist di Ace Alternative, straordinariamente bello, Black Maria, S-Snake, Tony Chopper, Kaido Alternative, Kaido Regular, Edward Newgate e Carrot. Queste sono state le carte che abbiamo trovato all'interno del box, mentre
Nei double pack abbiamo trovato un Monkey D. Luffy Alternative. Un attimo che lo mettiamo a fuoco, bene. Una Joel Brony, Bean Funny. Jack e un Tony Tony Chopper con, anche qui, due Don di Barba Bianca. Signori, andiamo alle conclusioni. Il double pack con i suoi 16 pacchetti ha regalato unicamente 4 carte dalla rarità SR o superiore, calcolando che una tra esse è la Treasure di Luffy Giallo costo 5. In più, inserendo nel totale anche i don garantiti dal valore di 5 euro di media l'uno, ci troviamo già di partenza ad una base pari a 45 euro. Con il resto trovato possiamo assegnare un costo alla Alt di 60 euro e alle SR di 15 euro nel complessivo, per un totale di 120 euro. Per il box invece il pull rate è stato molto più elevato, infatti in 24 booster sono state trovate 9 carte con rarità SR o superiore, e a differenza dei double pack, qui sono uscite fuori addirittura due alternative, quella di Kaido ed Ace, che si aggirano attorno ai 100 euro nell'insieme. In più mettiamoci anche tutte le SR, che possono raggiungere nel complessivo un 30-40 euro, per ottenere un valore che va dai 130 ai 140 euro totali. Attenzione, i valori riportati in questo contenuto sono fittizi, basati a livello comparativo su altre carte di caratura simile appartenenti ai set passati. I seguenti valori quindi potranno subire un cambiamento una volta che le due leggende arriveranno sui tavoli da gioco. Quindi questo scontro se lo aggiudica il box, che si porta a casa questo secondo incontro riportando il punteggio in parità, 1-1. Prima di concludere volevo ringraziare i signori di Loop Games per avermi fornito il materiale per questo contenuto, come sempre vi lascerò ogni riferimento in descrizione. Perciò palla al centro, vedremo con OP09 cosa accadrà e sono certo che ne vedremo davvero delle belle, con il set che vedrà arrivare la mia amata Robin con il ruolo di leader. Il prossimo incontro se lo aggiudicherà il display o il box? Staremo a vedere. E voi cosa avete trovato nei vostri prodotti Sealed? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.